Io non so d'un ducà, c'è tanta aggrappa. Vede, Sua Celeste, mi inguttimo fa tutte le mattine. Ma credeme che lei l'abbia più ciulente questi giorni che mente su 60 anni. E un maule a cuno d'oro. E se sa che tutto questo ben uno che fa. E pure vede, con tutto questo, un gran bello colore. Po' figlia più bello del prima. Oh, le deve un gustato un musto. E pure la più bello del prima. È proprio uguale. Suor Celeste, mamma, Cristo regni, sempre con Maria, Franci, Vanni, da farlo di così seri, che viaggia, mi sta fumando il cocco molto io, Vanni. Buongiorno, Suor Celeste. Vanni, Vanni. Scusami. Se potessi dire Paolo che tanto va venire d'otto. Oh, che Dio, francamente, che stai a venire alla mia iniziativa, poi che una visitina. Ma dove? E stai a venire un po' per senti, tu sei subito ci discorsi, in su vostro conto. Ma non dici che se parli di ho credo, sei l'uomo di giorno. Pensa che anche in tamenti mi crede suora, senza guaia, sono venuta a sapere le cose a mezzo stravagante. Che tu passavi? Ma sei mai creduto che sono forte del suo carattere? E così, non appena ricevuto il suo biglietto, e sono sentiamo dove vede veni. E poi che Dio ci faccia, anche un po' per soddisfarmi e quisite. Brava, brava, mi piace. Almeno qui sei sincera. E mio sei altrettanto quindi, eh? Tu, che Dio, tutto quello che hai sentito, su me da un po' di tempo a sta parte, non è altro che la pura e sacrosanta verità. E tutta usia, anche la fuori dell'assemblea. Tutto, tutto, anche quello, tutto. E ma non sai che poi hanno finito qualche guaio? Non credo, non credo, fermo vedere, gli altri più buia che me. Ma gli altri è tanti e voi sei solo, e poi... Come da pure una persona, mi geli poi. Ma chi se ne freghi? Paolo, madonna. E chi se vuoi vadi, scusami, socia, vuoi vadi chi se ne fotte? Ma non sono un peso usato. Sei vinto? Ho detto, ma non sono un peso usato. Ma va bene che non ve ne va bene, figlia. Vuoi vadi che, a mia, che persona è vera, non sono contenita, mia che ci fia se va. E ci fondo sa tre, e l'una che fondo che è brutto, ve la passò con gambare. Venetizzò, hai capito. E capisci che poi avrei avuto te i vostri buoni ragioni per mettere in ciasta tutte quelle voci contro un comandante stanco. Ma però, anche se vede certe cose in più che conosce che dove vai avanti, su va ciccia, tante volte anche se sta ragione, se poi hanno finito i guai. E come ne è successa ne altra l'asilo l'altro giorno. E cos'è che è successa l'asilo? E per colpa di un papagaggio. Papagaggio? Oh signor, e che con te, se ne succede? Pensa che ne mi ha trovato un tuo cortile qui, professore. Tu li apri tu spenacchi a me, che tu mi ha le mucchia, e quando li apri tu bello regaggio, lui mi sono te la gaggetta. Ma, le ha amato che un vedi che è paolaccio, e tu sci, e tu camparò che è un po' di preghiera. Dopo due o tre giorni le venivo un vescovo a trovare. Dell'imbarco. E ho visto questo papagaggio che è basta. Ho una domanda, sorelle, che so saffo, e gli altri che mi ho detto. Se che ti ha gambetta a destra, dice l'Ave Maria, se che ti ha gambetta a sinistra, dice il Padre Nostro. E al vescovo dice, se che hai tutti e due insieme, al papagaggio, caso un terra, brutto struzzo. Oh. Scusa. Brutto scemo. Che rosoio, dai. Quei cazzinte che guarda se mi trovi io. E così, mi poi capito anche a voi. Capisci? Capisco tutto quello che hai detto, ma mi ormai, mi è perso cene di tutto, perché ormai non ci puoi a venire, pensa che mi vuoi manco ci puoi da morti. Oh, di cusci perché non sai quando stai io quel giorno. Oh, le mie umbele, le proprio le umbele, che mi ci perdi io so quando lo giuro da qui. E lui a sciubaccio, se non vi metti ai nega con un profeta. No, un profeta è quello del dottore. Hai ragione, è un obsegno? No, no. E come no? E giù di un profeta lo segno, ma qualunque profetizzo a miei morti, quello è quello di un ciante donna, hai capito? Uno professù, quello è me come ha detto che con tre mesi di vita, anzi, per essere precisi, su, tre mesi meno 10 giorni. Oh,
si io vedevi su venire come una cambiole a scadenza fissa. Qua differenza che a cambiole, a rinume e poi a paghe. Mi invece passò quello giorno a cavalzo le brocche. Perché no, a meno che a domine Dio non si gatta che a pagina dove che sono scritto io non mi trovo più un degno di chiamare le donne. E nemmeno un po' sforzi e leste. Cos'è poi? E se da muy. Oh. Adai è una lagrima per me. Oh, trucchi, subacci, ciao, stai che mi cianzo anche per niente. Oh! Però, però. Comunque speriamo che se ti sbaglio a diagnosi di professore. Speranza vana. Speranza vana, ormai non c'è niente da fare. Sono condannato. Ma non me ne faccio niente, non me ne faccio niente. Ma è una bella soddisfazione sapere quando sei da muy. Lui qualsiasi cosa la si giusta, ma non se la deve guarire. Mio vede che ne va tante chi, ma che ne va tante che va su facova, me sciacova. Oh, ma invece mi sento libero, Mi sento libero. Ah, mi sento disbarazzo. Ti dico, come che mi sei disbarazzo un corpo? L'anima, ti ha senti libera. L'anima? Hai detto l'anima? Certo. Tra tante soddisfazioni, quella di sentirsi l'anima libera è una di più grosse per gli altri mortali. E voi sei giorni con te. E che pensa quale vuoi anche in questa soddisfazione? Go pensa, ma importi, per questo che comandaci a E se ne appena più fesciun, su baci, c'è questa cara in gesa da un prete. Ah no, anche in gesa, stai tranquilla, non stai a preoccupare. Vociamo proprio per quello, che è quello che sto facendo? E di pure tranquillamente. Scusate. A proposito di anima, che non mi sente manco l'oia, se mi dovesse avvai a disposizione una cinquantenna di miei, la lasciò all'asilo, così di l'anima, mi ha potuto esarvo. A seguire non va un posto, ma io vostro posto che tenti, No, come sai? Mi viene dalla famiglia pocia. Mio babbo fu a un cammallo da carbo. E quello, in i primi anni da me, pure ste, un mio primo mestè. Poi, mi sono messa a navigare. E ho fatto di evitarci. Se sai, ci sforzi e l'è sta vita con te. Capisco. E ci c'è sforzi e l'è sta mi fa uscire un fresco. Non sei ho vedo anche qualche piccina risposta. E con quello mi sono uscita a fatto una piccina imbarcazione. Con quella ho fatto diversi qui fuori. E cianin cianin ho sempre moltiplicato il mio capitale. Poi le veniva la guerra. E anche mi non venne un pesciucan fuori celeste. Nei manco dito un bulorgio, proprio un pesciucan. Corpo di fortuna già ne è. Hai ragione, sono stata fortunata, ma contento poco. E come? Non sei contento della vostra fortuna? Avei dei mesi come i vostri a giorno d'anche? Hai una grazia che pochi possono avere. Non so, capisci il tutto quello che mi hai detto. Ma intanto fra poco, quando finisce un termine, ho da lasciare tutto, mi tocca no. Se invece sapevi una famiglia, uno sai è successo. Ma non è sciù, non è sciù. Scusa un po', Sciubacci, ma non mo come voi, ma perché uno si muove mai? Veramente una volta che pensavo, come se vi pensavo in tanto. Ma sono stato presente un amico, non pensavo che la stessa donna, che pensava a me, capì? Che quando mi sono mulato, piace niente da qua perché l'amico usiamo l'ho prima che me. E così hai rinunciato per sempre, ho dito a quella lì o dici un'altra, e così sono venuto feso senza famiglia. E seguio che le bello essere circondato da famiglia. Avete intorno di gente che ne è ben su bacici, ma con su leve pensa in babbo di famiglia pure unca tante buche piccine da sfamo. E una sola più grossa da storia sentito tutto il giorno, quella da Muggi. Ah, trova. E perciò?
Ma Michelo che mi è ben bene. Michelo. E forse un l'unico che me ne... Perché gli altri... Mi hanno ben pendinè gli altri. Alzo più, leggio con... Sulla Olvinci. Me l'hai portato all'asilo con gli altri si picci. Con un su ben tutta la tua storia, Non tutta vero, non tutta. Visto che suo babbo vuole morto in un incidente della navigazione. Sì. E che qui mi stai occupando d'ufficio. Però... Mi sono interessato d'ufficio perché, oltre a essere il figlio di un mio carissimo amico, Suor Celeste, era anche il figlio di lei. Comprendo. Ma forse sono seguito che se mi fissemo là, probabilmente sei riuscito a coronare il mio sogno d'amore. Ma se usted è più timido, poi mi puoi ad offendere la sacra memoria dell'amico. E robe. Però ben sei stato proprio un voto, scusa. A fin sei stata una nobilissima succola ad interessarsi anche da vidua. No! Forse sono contento che sei già nata così, perché tanto la rete è abituata per la seconda volta e allora. Vabbè, mi non sto indotto. A me poco da scampo anche un parecchi anni. Sei una pelle da tambio che vuol dire me. Bravo, sorcelle. E non stiamo più io. A me che se vuoi invitare a venire. Le ho appunto che doghe e le ultime volontà. A me? Sì, a voi. A voi, perché mi di oltre? Non mi fio. Accette, accette? Se proprio fiducia in scemi, se proprio sei seguito di me, e le dì che fai io conto d'accettò le ultime volontà del moribondo. Bro, e guarci che mi piace. Marcelleste, se non mi fici peta sforra. E mi sei aperto breve. Allora, Suor Celeste, un momento, che mi ho saputo di che le cose ne gaglie. Eccoci, chi che ha posto le mie ultime volontà. A mie coperto diverse porte di mie capitoli. Come su anche qualche cose da per voi. Per me? E mi tu sei dentro? Se non vuoi, fai quello qua. E poi tu resti di ghiaia e fai alcun che hai scritto. Una cosa mia è, come su anche un trafiletto per quello che riguarda i funerali. Mi raccomando, Suor Celeste, fai una bella funzione. Fai un bello funerale tra i previ. A me sa un suo corpo. Un tra i brevi, che cosa dica, mi raccomando, e chiudi la banda, sì. E mi raccomando, una cosa principale, Suor Celeste, mi stai raccontando. Preghe. Stai tranquillo, Sciobacici, che fai ottimo come hai deciso. Ma spero che ti fai una chiassenta. Hai perfetto, troppi miei eredi. Ad ogni modo, poi... Godi io un parrapo che poi hanno anche un gesa per le altre cosette, E veramente quelle lì sai ai costi principali fa un passo che da fo. Vabbè, comunque Suor Celeste, io vi ringrazio, voi le dite che siete insieme, veniamo un po' da basso in telasi, e mi raccomando, preghe di lui. Stai tranquillo, come ansiosa dea, prego eterna donna di sogno. Suor Celeste, mi tenga un po' di noce tutto con loro, che mi aspetta, è proprio bella! Recco del terzo. Tu baci, mi è stato insegnato quello che parlò con un più, ma lì quello è da stampa.
Già sta, il giornalista. E tutta la piazza nobile. Ma mi stava che occupò qua a sola. Ma comunque mi ha discusso una vendita. Beh, ma senti, su vengono che sono panisci, che sono sul pelè, eh. Non te dico niente, fai un passo oggi e metto pure l'anima. Vabbè. E giù qui. Stava pronto. Testamento.
Ma là, quello, ma lui 10 pene di morbide sugli autostrade. Quello. È quello che lo ha detto a suora, a suor Celeste. A suor Celeste? Vabbè, che su bacicciù l'ha detto di papè, sei seguito che l'ha detto di papè, suor Celeste. Altro che su seguito. A mio vado aperto io da Cianvea. E noi sentiu niente. Senti un poco. Perché? Quando che metteva all'ultimo da Cianvea? Non che poi va a mettere un wedge. Su va. A che seguo, France. Però senti benissimo di a parco santo per lei. Oh, per me. Ma che per qui passo ora. Passo ora, vabbè, ho capito, non mi occorre altro. Grazie. Mi sa che me frega quello lì, non me frega. Grazie. Sto lì come paga. Già, mi sono messo. Non che tu fai fatica e niente. Andiamo da. Aspetta. Gli hanno mattoneggiato del pane. Pane. Forza. Su, Ciccia, tu non ti dispiace anche quello che ho papà, come papà. Ma fammi un po' senti, ma tu papà, tu l'hai proprio deciso, vuoi che fa io sto comandato un stanco? L'altro che, tu l'ha dato però tutti i mesi possibili. Prima, come pigiò quei cattivi. Una crionda è molto brusco cosa che non l'avevo mai fatto, ma mi ho risposto per i miei e allora ho la scarangia autentica. Non è proprio una farista troppa, non è una farista, non è niente d'acqua. Ho trattato matrimonio come se fosse una fuori del commercio, come se trattasse una partita di bacalla. Mi è confusato. Ma spiega che il comandante Stanchi è una persona più ricca e più influente. E questa è fortuna a me e quella da qua imparentata con un personaggio così importante. Lascia come vedi a te, che ha da quell'influenza influenza che da qua pur munite, che da qui da la via che su me vedi a te, lascia come vedi a te. Che il bene e la felicità sono cose che quando è una famiglia che sui di ne viene dagli altri. Ma lui ha felicità, tuo papà l'ha castante più tempo come castagne secca. Poi, visto che mi ostinava e che ha così controllo e sono deciso un madì, ricordati che chi fa di sua testa paga di sua volta. Se mai io Luigi, vai a pure, ma a me non ti dai mai un mio consenso, non ti dai mai un centesimo di lucro. Licenza un legge e così vedete se per vivere solo da un bel cavallino che si sciubacci. E togli! E mi sa un po' così, adesso che su anche un misse, che fino a prima con troia con tanco. E poi, prima di licenza un legge, vada domandavo permesso a me. E poi, a proposito di come è andato Stauti, quello per sogno così importante che dice tuo babbo, ti vedi a cuscangio idee, apri tu c'è quello muli, ti apri a cuscangio a me. Su va Ciccia, voi sei tanto bravo e spero che quello che disse già vai te, perché ho vede, mi non sapevo proprio che sta da pigia. Contradì me babbo che poi mi gran bene, a me mi dispiace. Certo. Ma poi ho contento lì e poi mi infelicità. E questa è una cosa proprio che non mi sento di fare. Perciò vi ringrazio, Sciuba Ciccia, per quello che potete fare, che mi e poi Luigi. E vi auguro che tu sia possibile e immaginabile. Grazie, Sciuba Ciccia. Che vuol dire che vuol vedo contro di me?
faccia di chi da me porta prima a vedere tutti i conti. Vedi, me la vedi. Vedi, c'è con la pubblica un tanto. Vabbè, sciupa, ciccia. E ancora un grazie del tutto. E mi raccomando, grazie, ci voglio. Grazie. Se da fuori da sistema, che se non era capito, non fa cucciate. Franse! Franse! E tu mi hanno sentito le narrocca, per tutti a cattoghi una parre e castrono. Ma adesso basta, sì. Non ti ti chiede sta dove, ti ha mai visto una persona di acciante. Sono commosso, e basta. Ma va a sentire, Franse. Ma, aggrappa, ti lasciati di non buttarti a sentire. Te non so basta, ma perché non lascia sta bottiglia? Su, la bottiglia la stessa. Pure è quello che le drento che le scansa. No. Eppure, eppure aggrappa le venezie alla lega a drento. Se vede che alba che gli feta a buca, non la senti più forte come prima, poi. Si vede che mi comincia a rifreddo, comincia a essiccato. Franse! Tu che ben fosse un fraido. Oh, non, ma sei bello cuore, sei che per finire sti a casta. E allora ti aggrappa che da bell'ego ti ha fottuto. L'altra volta fa mo' piacere, scaggia per te. Scaggia per te, da fa mo' piacere. Ma ciubacci, c'è anche... E che ciubacci, che ciubacci. Avanti! Altebrea, altebrea, e caccio terzo, altebrea, caccio terzo, altebrea, puoi credere
che qua mi sbagliate a caccione. Yeah.
a me, perché no ti da a riempire tutto parigone. Tutto per parigone, capoccia di polpo, uguale. Grazie, grazie, arrivederci.
eloquente. Non sono mica sordomuto. Buongiorno. A capi Luigi. Come più gioco potere hai? Mi sono fratello. Un lenzuolo simpatico, però mi piace. Ma senti, quando è mio, a me che li impegni i funerali. Ma che pensate, non cucino male? Fatti che pensi su te che mi... abbiate ti giuri che faccio lei non è meno. E poi, abbiate sentito che te un mio erede. Non mi scherzavo, Ma su baci, c'è meno legge, manca se no mi ha tutta questa eredità, te la muovi. Ma perché così tu? Tu che mi dire se mangia io oggi? Ma a me è poco, c'è Uberto me, un agente di diritti che mi non va un po'. Uberto me, che avevo diritto su fai acqua, non che di gummi. Se non zero, zero, zero. E va. E cosa c'è da fare? Su bacici. Senga. Go come era tu stanchi. Oh, sai. Le mezzo. Fai un passo. Fai un passo. Meglio che me ne fa. E meglio che sei su, la mangiamo tu no, vai, vai. No, mi dico che picca uno picchi, ma per tutti i rispetti le meglio che mi metto della porta, se non cambiamo grattini. Vai, vai, che mi fai conti tu quello che godi, tu bisogna proprio con la cefuglia. Riverito commendatore! Riverito commendatore, e come sta la sua parizuola? Non sa perché ho salito quelle scale, Certo, Causo, hai te, per tornare la sbasciò. Le scenderò quando lei mi avrà dato una spiegazione a quattro occhi, da ma uomo a uomo. Ma mica la contessa di farmi in culo, qui io, di quei bratti, ma c'è lì. Lei ha sempre delle insolenze, ma la compatisco per la sua età. Ah sì? Va bene? E che tu ci vuoi credere? Che non sa che avevo un calendario per vi rendere? Bando agli scherzi, Io sono venuto qui per ragionare riguardo a quell'incidente di ieri. Sei venuto per ragionare? Sì. Allora ragioniamo pure. Pure che le chiami ragioniere. No, no! Noi due a quattro occhi. E se vuoi altro? Perché mi quando ragionio vede, mi metti i spiegetti. Sono a sua disposizione, prego. Si accomodi, si accomodi, prego, dopo di lei. Lei, ieri, forse per aver bevuto troppo, ha detto delle parole che hanno causato quel piccolo incidente. Piccolo? Vabbè, c'avevo un PC, non me la rivoluzione. Ma lo sa che se io volessi potrei mettermi contro di lei e farla capitolare, Lo so, osso, ma mi fui a nudo, io in mano. Due papieri. Cosa ha detto? Sì, mio ma, de corte. Ma io non so di che carte lei stia parlando. Come? Non sa di che carte sto parlando? Quando mi invece so che fui, hai montato quelle schede, proprio pava in quelle corte. Capisco che è inutile fingere con lei. Sono stato proprio un ravacò a fiume del suo socio. No, l'uomo è il socio quello che ha una seppa fiosa di lui. Sì, perché lente quei documenti non capisco l'imbroglio. Ma mi sì, vergognava, mi batti a portare in questura, mi fa finire dritto dritto in galea. Ma lei sa che facendo una simile denuncia comprometterebbe anche il suo socio. Lo so, ed è per quello che è malico. Ma non me ne so che fa, non me ne importa niente. Sono messo su una ceppa, usa arance, per rievocarmi in questa volta, usa fa che faccia aperto, vero? Lei non pensa che essendo suo socio, la ditta ne soffrirebbe? Non me ne importa un fico secco! Non me ne importa un fico secco! Mi sono ingalantato
che fai io un vero, vai fino a un fondo. A meno che... A meno che? Che cosa? Che lui, che lei, vuoi venire a fare. Un ricatto, un ricatto! C'è meglio un ricatto, c'è meglio un ricchetto, c'è meglio mozzarella, c'è meglio un fumoir. A me è nessuna una proposta, è una semplice proposta. Se la città è bene per lei, se no, come andrà tu? Sua quadretta. No, 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 no. Sì, 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 sì. No, 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 no. Sì, 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 sì. No, 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 no. Sì, 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 sì. E va bene. Quanto volete, eh? Così. Ma a me non è poco questione di me. Io soldi non ne voglio, non ne voglio. A me bastano poche righe. Due. Che scritto? Uno scritto dove dichiari le sue dimissioni da presidente. Dare le dimissioni? Ma lei, caro signore, è matto, è matto. Sì, mi sono fatto, ma lei è avvelenato se non accetta. Ma se io do le dimissioni, la ditta sarebbe sciolta, eh? Ma non si preoccupi che la ditta andrà avanti lo stesso, ma non con un presidente più serio e più onesto che lui, eh? Va bene, va bene. Adesso lei è il più forte e quindi devo accettare le sue proposte. Adesso però le dimissioni. Adesso sì che ragionate senza ragioniere. Ecco, a Seter, Gappin, Gocavo, Gei Papi, Gepi. Scrive che mi intanto poco del lapice e i documenti compromettenti, eh? Quando si dice, è proprio via, non giove, pigliate senza querci. Si documenti un po' messo giù. Un pranzo la sbaglio, ma io adesso a me. Vengo subito, eh? Che sfrontato, che sfrontato! Ecco fatto. Sì. Mi diede qui. No. Di malizia. No, no. Rimetti i documenti. Di malizia. No, 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 i documenti. Allora, come andate tu, siamo un abito che ti comanda, siamo un altro, stiamo insieme, eh? Come? Come andate tu, come andate? Venero bocca di lacrime. Chi lo dice? Allora sei pronto? Sì. No. Emma! Figlia l'ultimo la guante, oh! Figlia l'ultimo, non che ne! Ecco fatto. Obbligato a dare le dimissioni. E da un po' che non chiamate. Che cos'è? Volete le dimissioni? Obbligato a dare le dimissioni per gravi motivi di salute. Ah, però le medie che scangia oggi, eh? Anche per salute di portafoglio di altri, eh? Questa volta ha vinto, Però non creda, caro signore, di passarla liscia. Presto sentirà parlare di me. Dego io se non fece a tempo, eh? Lei mi ha insultato. Sì. Mi ha dato del ladro in pubblico. Sì. Mi ha obbligato a dare le dimissioni. Sì. Lei mi ha... tirato un calamaio. E se tanti pochi, mi mando un defeo a farci tu. Pronte! 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 Non andare su basso. Rivuri che mi ha un po' un defeo a sta vetrullina, fa un po' piangere. Cuidado,
lei non è un vile. Dovrà battersi fino all'ultimo sangue. Ma che sangue, sangue, che non ce n'è più sangue. Qua è tutta grappa, ci sono solo tracce di sangue e basta. Ma ne ve ne è più. Ma c'è più le sue fatiche che lei ha detto di fare. Ma come lo permettete? Grazie, e gli calcoli non sono. Ma come lo permettete? Continua a parlare. Vieni qua, vieni. Faccio. E perché costo tutto? Se la massa le la canace di meno, eh! E se ne fa massa qui? E salute, su mamma se saluta, intanto buio da qui! Ma nessuno che ci anticipò ad ora! E voi tu vedi, non ho mai provato l'emozione di scendere in pista a fare un duello e tu sei più che... No, vieni da fuori, Luigi, per un buon aprile, ma te! Se, quanto vuoi? Sì, no! Se, ma sì, no! Ma finta che le nasco, ma finta che le nasco, vieni fuori, vieni, vieni! Madonna, ma sì! Tu, ma, mettiti a fuori! Domani quando fa quelli che in guardia! Faccio passare! Sì, 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 sì! Oh! Allora tu, vedi, vedi, vedi chi, vedi chi! Tu! Vedi, tu, dai! Tu, la Madonna! Ehi, figlia, che sei? Comincia, sì! Se fai ginnastica? No, mi alleno! Da ma sotto, per andare tu! Lo da ma so! Era, ma sei anche me quella canaggia! Così? Ah, ma ti le ammasso! Ti guevi tanto bene, ti guevi fino ad altro, figlia pedalante, ma ti le ammasso! Ule libro giù, baciccia! Ule delinquente! Ah, oh, tu mi ha fatto un vestito di miei capitoli! Oh. I ti so intrighi, ti capisci? È proprio guagua! O sa ciò che la fa liu! Sono a rovinare! Sono destretto! Ha rovinato completamente, ci umero tutti! Completamente, completamente! E agua, baciccia! Non mi resta che spero in te. Allora, perché sono tocca un baciccio, non perché ti assi? Che so se te dico? Arrangite, arrangite, arrangite. Chi sei, Schuberto, me? Allora di che? A signorina? Ma non che qui ci donne tutto. Manco un cito, niente, niente. E bellezza, come son contento, bellezza. Ma che contento? Tanto contento. Almeno che ava non c'è niente, a pure ma io. Ma come Luigi? Ti mangiasse la risetta anche ava che non c'è niente, che non c'è un franco. Ma sei giù, Umberto me. Ma sei giù. E se ne credesci che mai ava la risetta per i dinneri? Per i stabili. Bravo Luigi. Te è proprio un bravo figlio. E mi baciccia, brutta seppa. Brutta legna, ma non sono quattro. Monzoni. Monzoni. Lei va provvista con un delinquente. Ecco, ecco. Aua, che te lì che ti neghi? Ti te borca in pugne patacote. Ma per fortuna di altri, siamo borche pugne, che navighiamo con tutti i tempi, affrontiamo tutti i mari. E per questo te ne dai una prego tutto socio. Domani mattina andrò ad abbassare il tuo commendatore, un commendatore stanco. No, no, l'ammassumì! No, 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 l'ammassumì! No, no, l'ammassumì! Vabbè, perdimi, perdimi, non sta facendo. Fermo un attimo. Prima l'ammassumì e poi ti l'ammassumì. Vabbè, è mio graffino, ane, buzzi! Ane, ane, ci bisogna nascondere le cose. Il cambiamento del tuo babbo è stato così improvviso che sta in toba qua, già credo, in te lo fisso le scambia, ma non solo con me, con tutti. E finalmente anche la vista largo a sega se ne dà a bucare in po'. Non puoi ma che
E certo che mi chiedevo un misale. Ma ha fatto tanto tu ben, pensa che anche la fine contribui per me per le città, giusto? Povero mio papà, che non lo manco conosci. Ma va che non ho altro, Elisetta, che non ho altro. Però mi dispiace per la sua salute, giusto? Non si ammeritava una vita così crudele, meschina. Oh, meschina, ma non sapeva fare niente. E ora come sta? Ma a dita la vita è poco sta che mesi, di prima. Un lambello culuro, un sedere funde di tundi de macarrui. Una peffina diventa un po' cisnello da quando la pusciva sfigosa con tutte le misure. Che stroni scherzi che fa un destino, non so. Ah, Gigi, mi non posso che pregare a Madonna che paga la grazia dei guardi. Tu vedi, in questi cosi, gore a miracolo. Le questa tanto dato da papà alla nostra felicità, o non puriamo manca assisto al nostro matrimonio. È triste, penso, il mio triste. E via, ne scita, via, di tempo usci queste cutrignette. Ava, anche in questo coso bisogna sperlo, capi? E ava di mento, allora, sai che ti decidi, eh? Tu papà non capi di stagione, tu ti danzamento e parla un po', via. Seguiu, prima la tenì i muri, fava finta di leggere un giornale, ma sutta sutta, una mia va di subire i spegetti. A me, mi scappava da lì, ulia così buffo. Poi, improvvisamente, un sei esaudisce. Cosa ti aspetti a portare a Winca? E mi, chi? E lei, come chi? Quello tuo Luigi, insomma. Lo è giù che la gente ha già andato a tesare qui oggi. Sta saia ti porti chi? E che venga anche sua mamma e un messo ci sciubacci. Allora, Gigi, mi messo in isa. Sono camminata lì e l'ho tutto quarto di baci. Ulia, va tutte ganasce e pigne del russetto e tutte bagne. Ulia, cumosso. Oh, bella, ti cambia affetto per il sorso in te ganasce. E quante le caspita questo momento, finalmente un arriva e mi pare di sognare. Il segno che viviamo ad è già verso, mi e ti, soli soletti. Oh, bella. E ho avuto da pensare per un'altra venia, eh? Da penso a ca, a un mobilio di tempo. Come ti piace la stanza d'aglio, tu denuncio l'acqua, no? Di Maurizio. Alle ci bella l'acqua. Come ti caccio, te ma non fa niente, fa la nostra felicità. Fa la nostra felicità, queste ore. È un bagnetto come ti piace, è resa, fiorelli. Oh, grite, dai. E vabbè, andiamo a dire un negozi, dai, un altro mietto. E ti non te la mia anno scinata su e nota ti ma capiu? Oh, facilù! E va bene, te prometto di essere un ottimo galante prima e mi aiuto, va bene? E non che avrei segnato? Oggi? Di me bella, di me. Ma tu sai che da campo sai è un tra? Oh, e quante? Sta sai se vuoi te da una pigiama e mamma. Oh, che bello! Aua, dammi un po' un bacio. Oh no, Gigi. Pure arrivò qualche giù. E poi ho danno che le tardi, ho da passare anche un po' da tua mamma meschina. Oh, e via. E non sta a fare quella faccia. E già che ne è du tempo. E ti mi dite lungo così. Però quante lei che non c'è. E già ci via, già ci via. Sta tranquillo che quando ci via fai un temporale, ma di quelli temporali che se scippiò anche un canato genio. Allora Gigi, sta saia. Ciao bella, ciao. E speriamo che l'arrivio a presto sto giorno su Imprumunai. Ti sa che ti travaggi, con chi ti parlo? È un leo spedizione. L'amico spedizione che fa detto. Abbiamo comincio senti un con chi ti parlo, vite. E se non sono esciuto, non è proprio quello di firmo. Ma ti fai bene, forse tutto, tanto ti fai parlo. Se papà è contento di fare fatto tutto quello che... Grazie, sul bacio, ci avrei ringrazio tanto. E me così. Ci faccio, come ti senti stamattina?
hanno ammassato più di 20 e ha tutto sangue ad oggi. Ho documentato un'idea, un'idea amica. Che c'è che te, voleva tanto lei, uffava tanto galletto, che mi fa che io non ci faccio più vivo. E ma se non mi mandi il suo qui po' duello, gli fa un mio cercoio, te lo dico io. Leo non mi conosce un conto, e lei è inutile, lei è inutile. Prima di muine, bisogna che ammasse qualche due, se non sono contento. Vedi che non mangia qualche cosa. Stai calmo. Tu qua penica. Subacci. Subacci. Madre. Ah, bella madre. E cos'è? E che non mi capisci certo. No, e che faccio una? Ma, poi un po' che direi un morto. Direi un morto? Cosa che è un morto qua? Oh, madre, non sei io amica lì. Il padre in po' tu, è lo subacci. Ma fai, fai un passo come devo un po', fai un passo. Ma tu che vieni, cantella! Oh! Madonna, che qui! Il signore Pito Lugo? Io presento. Sei stanco a settembre. Che carreggi. Grazie, ma la mia visita sarà breve. Si tratta soltanto di stabilire le modalità del duello. Mi accetto tutte le modalità. Fai a voi, che potremo. Bene. Il commendatore ha scelto la pistola! La pistola? Ma io veramente mi ero allenato con la sciabola! E vabbè, non lo dici, ti sono comandato tu lasciare la pistola, non fa niente, lo dici, accetta anche quella, accetto pistola, mitragliatrice, corre a me, un guamo, accetto tutto! Se la ammassa almeno, uno pure io dico che non godete di più di passi. Lo scontro avverrà domani! Alle 6 di mattina nella villa del conte riposo in pace. Amen. Allora qui fici un conte riposi per servirla. Che bella coppia. Come è andato l'està? Qui per riposo è bellissima. E tu cosa trovi sta villa? Al giunco, vicino al cimitero! Ma è proprio una delizia! Se che va a villeggiare tu al cimitero! Cosa bella! Sì! Vabbè, comunque, non stiamo a preoccupare, sei io puntuale con le mie gente, stai tranquillo, tu mamma... I suoi padrini? E allora su chi? Ma me, veramente, su... Tutta amica qui, Anna! Oh, ma se mi dici d'altro! La vede! La vede l'ingratitudine umana! Mi coperto da qui quando era battezzato! Ma che se tratta di fare da qui a me, uno ne fa mai! Eh? Va bene, non fa niente, ma comunque, da giusto io! Sarò puntuale con la mia gente domani mattina alle 6. Lo scontro avverrà sui 15 passi di distanza! E quante corpi sa da Dio? Uno! Sì! Il solo! Sì! No! Non è stato! Mio da Dio, 6 corpi! Quella volta in centri! Bene! Vada per i 6 corpi! Però, se lei vuol fare pubblicamente le sue scuse, il commendatore le accetterà. E di conseguenza il duello non si farà. Bene? Mi scuse, non è fago. E quello che ho detto, un arresto. Bene. Allora rinnoviamo l'appuntamento. Domani mattina alle 6 nella villa del conte Riposi. Infatti. Wow. Non
faccia dell'ironia. No. Domani mattina sei e sei puntuale alla villa di Punta Riposi, vicino al cimitero. È sei. Con i suoi padrini. Vabbè, con i miei, padrini. Bene, va bene. Torno col disturbo. Letto. Buongiorno. Vabbè. Alle sei. Alle sei. Alle sei. Nella villa. Nella villa. Nella Punta Riposi. Punta Riposi. Vicino al cimitero. È sei. Conte Riposi! Conte Riposi, in pace! Oh, mi voglio dire, allora! Vai! Ma capi, Luigi! Madonna, che puzza! Fate qua la pistola! Tan, 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 tan! Te ne fai un qua brutto! Ma ci faccio, ci abbiamo sentito confuti! Qua pistoluti e bim 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 bim. E tutti la può comune, la mia sei corpo, la mia sei corpo, io mia. Oh, buongiorno, Paciccia, buongiorno. Ciao, Luigi. Questa è confidenza. Ciao. Paciccia, che è la grande novità, che è la grande novità. Una bella notizia da dopo. La mia novità, non mi faccio nessun effetto. Sono venuto a refrattare a tutto. Non mi interessa ci di niente, no. Che mi vedete qui, che mi vedete qui? A succede, alla accetta voi di mi sui documenti costanti. E in ciù alla eletto un nuovo presidente. Manca Dio, non fate un altro ladro. Paciccia, t'hanno eletto a te. Mi, mi presidente. A pieni voti, all'unanimità. E me lo accetto. Ma perché, su Marci, c'è con voi presidente, la società da qui stessa un 100% e l'ordine. E beh, c'è troppe cose, se voglio da voi. Ma Marci, c'è in campo accenda, se poi ti vuoi, ne fai un ne fa un altro. Così c'è l'altro che da Rugno, mentre c'è te lo sabbi, e manco quel manco da poco, così questo. Lo accetti, va, va. Lo sai, lo accetti. Io, Marci, c'è un stagliere. Han portato sta letta, va. E chi la puta? In usciere da prefettura. In usciere da prefettura. Vediamo un po'. Vai di pranzo, vai, va. Adesso amica, stai attento, che se più cazzo. Manfredo commendatore. Oh, commendator Giovan Battista Pitaluccia! Oh, ma che non sono così povere che mi arrivano tutti gli onorificenti! Oh, mi Paciccia! Te pago i miei complimenti! Grazie, grazie, grazie! Tanti auguri, su Batti! Ma! Ma! E ti contenti? Se che gioia! Contenti, Se mandate a commendare, io dico che me lo verifico! Fammi attività e fammi onestà. Ah, che mi aveva una grappetta addosso e stasera si fa baldoria, Ma Sciubacci, dammi le po', che le mezzo, che mi si un po' un gamba per domani, pim, 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 E me così, tu vedi, tu sai che da quando mi hanno detto che ci può da un po', io ne sento ci bene, mi sento benissimo, non mi sento ci niente, non mi sento, tu vedi, sono in forma, sono in piena forma. E dire che mi strappaccio perché tu sei Luigi, abita che fai? E tu mammazzinta sei più che quante vagulla. Ah, per tu mi, vieni posta. Vedi che ti viene piace. Sciucana mia. Oh, dimmi più, Paciccia, mi sono andato a disposizione. Dimmi tutto, pago tutto, perché tutto. Poco fa, che stai tu l'amico, di quello tuo amico, tu sei. Documentato. Non c'è voglio documentato. No. Se non si confonde con me. Certo. Siamo... Siamo un che si. Tutto è che si può fare. Ora manda il gioco in po' duello. Po' duello? Tu forse che fisi un tuo posto? No. Perché alla una soddisfazione che me lo dà le uomini su. Certo, era su. Pim. Te ne fatti la cassarrea. Ma ciccia. Sì. Come sei in guadie? Pim. Ma dove batteci? Qua a sacula. No. Come è andato la scelta a pistola? A sei corpi. Oh, povero Paciccia. Desamor. Sabor. Ma per tu me, ma per cosa vuoi? Ma con comprendere che sono a copi. Ma per tu me, non ti ha fatto lo giorno di morale. Giù di Paciccia, ti vedi?
che do duello qua a pistola? Tu ti ne sorti ci fera! Perché ti vedi un comendar tu e ulenti a tu scelto? Ti sei lo visto mie, te ti rassegno un altro giorno, con ti ho avanti gessetti. Ebbene, de duse corpi, curatia una fetta, duse centri. Duse centri. Che mi gatti che vaga fa fin di gessetto. Non è giù di questo, maciccia, ma ti vedi? È giù di che bisogna che taggi un pusso bello fermo, in modo da po' a centro, ti vedi? Pim! Da po' a centro un primo corpo, perché se ti sbagli, maciccia, è bello che fri. Ma che frite fri, ma che frite fri. Zaggiunse più che quello lì veniva domani mattina tremando come una foglia al vento. Mi invece domani mattina mi su bello fresco fresco come una rosa, ne mergo tre o quattro grappette come il mio solito, poi fa culà come cannesse a fuoco da parti e voce e ti ti beve la moda qui. Mi? Sei tu un ti, o dico che ti vedi ti, se mica puoi anche fare un corpo. Ma beh, veramente? Non c'è mai che te, ma dico che ti vedi, ti e io Luigi. Non dispensa, mamma mia, qui a darmi da te, così un bacio, ciao. E la vede che non ha trovato i nesci che mi vede fuori da qui, amico. Boh, Franze! Franze! Più una parecchia a sopra, Franze! Manda a suo bacio. Come fa sempre? Ti me da fuori da qui. Da qui, da qui? Sì, da qui. Ma te così, non è mica ancora da peggio a crisi? Sì, ho da peggio a crisi, ma tu mamma ti ne sei, vuoi che vedi? Ma mi fa tutto quello che mi comanda. Io dico che metti ore sveci, Oh, vabbè, siccome si tratta della crisi, ma tutta speciale, tutta particolare, quindi non è qui. Ti dici mica qualche amico, tu per venire anche lì? E che sai, mio amico? Dai, è qualcosa, me che un po' che ho disoccupato. Vabbè, e dimmi un po', che capacità è una? Sciubacci, finava su 5 litri al giorno. 5 litri? Un cucine poco, dica tu bene, dica tu bene come te mappo. Allora, va, cacciamo. Va. Hai visto? E via a finire che ti ha dato qui. Supitaluga! Tu sai che è? Supitaluga! Che sbaglio! Che errore madurnale! Madonna! E non mica da voi prima! Ma che? Lei non morirà! Purtroppo, lei non ha niente! Lui niente! No! Ma lui! Ma allora, in neurisma la orta! Ma quale neurisma, quale orta? Lei è sano come un pesce! C'è stato uno sbaglio di negativo! Il radiologo aveva incaricato il serviente di portarle la negativa. E infatti me l'ha portata a Gerva del fotografo. Ebbene, invece di portare la sua, ha portato quella di un altro ammalato, Ma lui, quella cosa ha visto? È di un altro ammalato che invece di chiamarsi Pitaluga, si chiama Sciacaluga. La sua è questa, vede? Vede, c'è scritto Pitaluga. Pietro, è un po' giusto, Pietro. Mi ha giusto, Pietro. E poi la bela è inconfondibile, è la sua. Che ha scritto Pitaluga. Guardi che bela, guardi come è lunga. Che bella bela. Guardi. Giusto, è la sua. Ho proprio delle belle bele. Sì. Chiara. Una bella bela, sì. Ma un esempio quello che ti genite? Ma sicurissimo! Ma no, quello che va a me è... Aspetta un po' che ha capito! Certo! C'è scritto! Certo! Eh sì! Laggiù che ha scritto Sciacaluga! Che cosa Sciacaluga? Ah, la bella moneta! Sì! No, non c'era! Ma non serve a niente! Poco per poi, lunga la pugna! Grazie, professore! Lei mi ha ridato la vita! Ma la mia seconda madre! Non esageri! Se bevevo una graffetta! No, sono in servizio! Ho dei cadaveri freschi da esaminare! Non posso! Allora, un'altra volta! Vabbè, andiamo, se tu vai, poi quando gli faccia! Certo! Ho permesso! Prego! Amici, fratelli, numerici! E come sono contento, signor Bacci, come sono contento! Madonna.
gioia! Sì, un momento, ci ho detto sì, sì. De cerca un telefono. Sì, sì, dica. Ah, sì, come? Vedo bene, va bene, signoria, va bene, va bene. Buongiorno, buongiorno. Vuole un segretario da succedere? Sì, sì, sì. Dice che tu si riunisce a noi a presidenza. Allora, t'accetti. S'accetti? Udì, che accetti? Come da due presidenti? E un te popo! Specialmente io che da morto, su risuscitò. Mi dispiace di una cosa su. Chiedo pure gli occhi da Catrino. Ma, pazienza, fa vita, bisogna fare qualsiasi sacrificio. Pronto? Armatori Pitalughe e Somarino. Sì. Oh, il commendatore, attenta, attenta. Giù va ciccia, che serve. Finissimi, finissimi. Pronto? Sì, 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 mi dica, sì, sì. Sì. Ma vado, ma cos'è? Mi deve sentire, diciamo. Cosa succede? Cosa succede, beh? Luigi, su, un baciccia. Cos'è, Pietro? Ci sentivo, su, un bacio. Su, bello, che è morto. Ma che se te, Pietro, tu torna a farti a sbaglio, che farti a sbaglio? E stavolta a sbaglio, non che ne... Ho telefonato un po' duello. E io, ma su, un baciccia, come... E ho avuto il coraggio che hai fatto l'occhio. Oh, ma dove? Verso me. Che lo scapolò dalla porta e te lo chiama. Tu mi hai detto, verso me. Con com'è da tu che ti hai venuto già senti, ne? Ma mi non sono mica già senti. Oh, via, ci baci già. Ma ormai, baci già. Ma sono che ti batti, E mi dai che mi faccia per dubbi. Se mi hai detto che mi hai visto un bel posto, mi hai detto che ti ho uscito completamente, che mi dava un complimento. Guarda, mi dice un troppo su, Oh, neanche, ma se neanche, ho danaggio un po' un tunno proprio, uau, ho placare su senso, ti inverti. Ma veramente, se un bacio ci ha messo, fanno un duello che fissi. Che messo? A te sa questo? Giusto, giusto. Sapisse si va questo io, ha detto da monte, perché i due le proibì. No, non sui via, E a lui fai scusa il comandato? Mi scusa, non ne pago anche mi sono comandato, non pago nessuna scusa, mi avanti. Ci torno perché fa finta c'è sé. Ah, mia, bacciccia mia, pensi che beh, che fino a tu manca anche un tempo, Allora bacciccia vado, te lo dico, è una cosa urgente. E comunque veniamo ci torni e tutto quello che puriamo un po', vediamo di poi. E ti baciccia tanto, Fate coraggio, Fate coraggio, Anche mi su baciccia. Perché ho da ci torno tutto e per tutto, Mi raccomando, sì. E senti, coraggio non stai a fare quella faccia. Ti diverti, fate coraggio. Un coraggio che? A me che mi ha preso, alla puia mi sono morto da puia come me l'ha da dita! Oh, insomma, anche in questi momenti, su baci, che un grande cura, e perde cura, ci deve fare sto morto da là! Ma tu, va bene, sto morto. Su, Vitaliga, ma la ovvia quello che mi ha detto, su, sto marito? Fu su, t'ha detto! Maudia le sbania, che la stavo un sbaglio di radiografia. Nero le dei nomi, proprietà lì che sa calire. Non vea, signorina, non vea. Oh, su, baci, già sono proprio contenta. E per pagare me con gatilassi. Grazie, signorina, mi ringrazio di questa preoccupazione e di questa attenzione in miei riguardi. Su, baciccia, come mai? Invece di essere contento, hai la faccia così scritta. Tu riesci a essere allegro. Solo da salvare che ormai voi non hai più niente. Hai ragione, signorina, ma la notizia è stata tanto, tanto lesta e tanto improvvisa. Che sono arrestato? Oh, su, baciccia, e sei già allegro come lei una volta. E via, tutto passa e ve rimetterai completamente. Coraggio, su, baciccia. Dopotutto, se tratta da sbalordimento passeggero, proprio poscia da bella notizia. Ma poi un passo, coraggio, su, baciccia. Che forza d'animo, ma soprattutto coraggio.
Questa che lasciate la cucurraggio, ma come te l'ho dico che mi ho qui e non curraggio, no, io ho qui e faccio qui. Parlo con quello mio amico, ma di tutto bene, eh? Va bene, ah, sì, 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 ma quello di 5 lì. Sì, va bene, va bene. Come fa a sentire, Franco, ma ti ne hai idea di cosa le tipo da qui, in tendue? Ma allora si tratta da in due? C'è. Ma se c'è, ma c'è. Ma per più che mi hanno detto che noi ci danno. Ma me non me lo migano, pure quello là che me. Deve noto. Mi dispiace, mi schifo quello un po' con Cristo là, che mi tocchiamo a soglio qui dalle curve, però, ma capisci a frate? Ma soglio non mi qui dalle curve, però, ne è tua, io non curraggio te. Ma allora, su bacio, c'è, mi sparei a noi, a poco. Bravo, così quello l'uomo va a me. Ma non frate, una cosa semplice, se più a che fisse, da un po'. Ti riesci a fare una cosa? Ti vieni questo? E ti che dico? Senta bene, anche già tutto. Non state a lasciare scappare manco una virgola. Ti vedi, stamattina passava del sciaccia. Ho sentito due persone che parlavano del duello. Duello. A ricordo. Duello, Paolo che hai credito duello qui. Duello, duello. Duello, duello. Mi sono avvicinato perché ho sentito che dicevano il duello si farà domani mattina alle 6 al Giunco, nella villa del Conte Riposi, vicino al cimitero. T'ha capito? Ripeta un po'. Ho capito, allora. Ripeta, ripeta. Il duello si farà domani mattina alle 6. No, Franz, no, per l'amore del Dio, ti chiedi se tu e quando arriva su da morto. Qui morto. No, quello là lo da morto. E ci può di pazienza, Franz. Stiamo a sentire. Poi c'è le mie che te lo scrive, perché ti devo aiutare a comprare un sogno. Le mie che te lo scrive. Allora, metto dei papè. Non si attreva un pezzo di papè. Oh, vedi. Dammi il papè. Allora. Il duello si farà domani mattina alle 6 al Seue. Se mi segue viene un quarto, Franco. Mi sento pure le cose che gli arrivate, non un ritorno con le gente. Se mi segue viene un quarto, va. Le vedo più giusto in quarto. Chi c'è? Prima di Gaudì. E poi ti chiedo un bicchiere, almeno se mi sei più. Ok. Vai, prate, va! Alle sera, ma, Giuseppe! Giuseppe! Ma se vuoi venire qui di nonne? Frate, ma se ti chiedi se vuoi venire qui di nonne, sono tutto sa del cielo quando arriva! Vai, prate, va! Che figliacchi che va un mondo, oh. Prima che sfida la duello e poi va a avvisare quest'ora. Dammi chi frate me. Non ci faccio niente. O danno a suo bacici. Vanni, vanni da quello tuo amico, di che tu vieni, che scangevo un carburato oppure te va a finire lì di vanni. Ma io vedi così te bevo, vanni. Ma non vi asciuga, ciccia, che vuoi da battere in duello? In duello? Ma asciuga, ciccia, ma non crescchiamo, siamo un pesce. Ma asciughi, Calide, non sai che le contro legge batte a duello? De legge? Che va dentro di duello? Una più troppa freccia, ti com'è Luigi? Tu stai tu di sciubacci. E te lo dico, mica ti avvio troppa freccia, non lo vedi Luigi? Non so, attraverso io, sa, trovo un qui,
e fuci una merda di sangue, questi? Fuci tu mamma ti qua, me ne vuoi anche trovare i carabinieri che ne diva. Belle gente, hanno atti otti cessetti, perché chi non sa mosso di su? Per come aveva sogno, voleva solo la milite, di ti otti cessetti. Quando si trattano di venire davanti a me, che tremo un uomo, che tremega. Non è proprio da lingua, se. Ma sta da ringraziare un signore che cose sono andate fuci. Perché andate tutte e due porti, sei stato un delitto. Certo. Anche ci per voi, su baciccia, che avevo sentito di dopo fesso che è stato un sbaglio di radiolo. Un sbaglio come precuio di belle soddisfazioni. Soddisfazioni che mi ho precuio di chiarimenti e di combinazioni. Che prima non era. Di schiarimenti? Ma che combinazioni? Vedi così, vedi. Prima esempio. Sono diventato presidente della società che finalmente adesso, sotto la mia guida, darà finalmente quei profitti per i quali era stata creata. Quando invece prima i profitti, se la nuova, se la nuova, se la nuova. Secondo esempio, tutti i miei giorni più tristi, ho conosciuto quelli che sono veramente i miei amici, specialmente i presenti, abbracciamo, che hai perso troppo tempo, terzo esempio, che fai un matrimonio, che prima volevo sta là, tutto un po' aperto. Ah, quello manca Dio, bravo. E chi ti dirà di Luigi? Ma su, ma ciccia, mi nuovo Paolo per ringraziare per tutto quello che hai fatto, sei stato come un papà. Che bella Paola! E chissà che un giorno non mi mai anche me, Tu accella che ti tenevi? E tu sciaffi, se sarebbe scemuta a me. Bene! Pronto! Oh, è lei, dottore! Scusarlo, ma di cosa, ma di niente, ma non è niente. Ma sì, ma si figuri, è stato uno sbaglio di consegna. Ma certamente uno sbaglio, se sei salvato, ma vi gioco con quello sbaglio lì. Ma si figuri, ma non si preoccupi, sì, stia tranquillo, dottore. Arrivederla, stia bene. Volevo dottore, un radiologo, un testisava con un sbaglio con l'affetto. Tu sai, sì, a cui ha come affetto, vi gioco con quello sbaglio lì. Mi dispiace di una cosa sua, di quello povero cristiano vecchio che tu chiami già da quello buccunetto a morte. Ma mica colpa no? Ma colpa non è una buccia? Io non le posso dire. Che faccio, faccio. Vedi, no che da mai, vedi. Festeggiamo fino a sapere, tu vedi. Questa che ne mi risposini. Ma lei è del galante, a ne? Oh, dico. Grazie. Olifice. Olifice dottore. Ma per un picco ci ha. Su baccici. Ma neanche del lago con te riposi come è andato un stanchi. Dica che passa, dica che passa. Vedi. Oh. Mamma mia. Occhi. Come poi un cadavere interessante, chiudiamo, chiudiamo. Sì. Permette, poi in brindisi, con Shupitaluga. Auguro, a Shupitaluga, una rapida morte. Mi associo con grande gioia. Ma no, che è stato un errore, scusate, voi va di auguro a Shupitaluga. Una lunga, lunga vita, auguri! Mi dissocio! Aglielo di moraggio, a lei! Permette anche a mio riepon un bel augurio e lasciami a finire di cantare, rivivo il suo calore, solo per il che
A presto, ad altre occasioni. Grazie, buonasera.